E benvenuti alla puntata numero 258 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti da questo fantastico castello in Toscana. Siamo a Carrara in particolare. Buongiorno, benvenuti. Grazie di essere qui alla puntata numero 258 di You Leader. Bene, buon venerdì 28 gennaio 2022. Grazie anche oggi di essere qui, di aver scelto la community di You Leader per iniziare la vostra mattinata con lo scopo di trasformare questo giorno in un capolavoro. Quindi benvenuti, grazie a tutti voi. Andiamo, come di consueto, a vedere chi è stato il dito più rapido del West. Paola Pucci riconquista il primato. Buongiorno Paola. In diretta da Roma, Natascia, buongiorno da Torino, Sara Troles, buongiorno a te, buongiorno Anna Soave, buongiorno amica, buongiorno Isa, buongiorno dalla Calabria, Antonietta, da Fiume Freddo, Bruzio, buongiorno Mary dalla Spagna, Anna, good morning you leader, buongiorno Ilaria, Alessia Napolitano Tempesta, buongiorno! Buongiorno amici di You Leader! Eccola, sono in grado anche oggi di mostrarvi l'assetto di Alessia mentre vi dà il buongiorno. Eccolo qui, vedete la tazzina lì davanti, io in diretta, Alessia che vi dà il buongiorno con tanto di pigiama in raso. Buongiorno Alessandro, good morning Carmela, live da Taranto. Sabrina, buongiorno da Milano. Alessandro La Forgia, Toto, l'amica tua. Oh, wow, live da Biceglie, buongiorno Ale. Simona dalla Sicilia, buongiorno, buongiorno. Federica da Cagliari, da un'isola all'altra. Alessia, buongiorno da Roma. Valentina, buongiorno a tutti. Diana, good morning da Sarno. Ilaria Calabrese da Taranto. Flavio da Napoli. Isabella, buongiorno a te. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Florentina da Terlizzi. Fulvio da Latina, good morning. Anche ad Antonella, a Jessica da Vittorio Veneto, a Laura da Palazzola Creide. Giulia, buongiorno. Giulia Savone live. No, scusate, Giulia Pagnossin, perché ho detto Savone?
Giulia, live da Porcia, buongiorno bellissima Giulia, buongiorno bellissima nonna Tecno, buongiorno Barbara da Torino, Raffa, buongiornissimo, buongiorno da Chiampo per Silvano, Maira ad Aprile da Castellana Grotte con i cuori colorati, buongiorno Barbara da Palestrina, Marzia da Roma, Claudia Renna dal Salento, buongiorno, buongiorno Laura da Pesaro, bambina da Rossano, ecco la Locchio è andato avanti, Giulia Savona in live da Valmontone, un abbraccio anche all'ottimo Leonardo, buongiorno alla Queen Giulia, ho addosso ancora i vostri abbracci, ieri abbiamo incontrato Giulia Giordano in quel di Pisa con il suo bellissimo bimbo, buongiorno Fanuel, buongiorno Friends, salutami il tuo albero di Natale, la tua bellissima moglie, buongiorno Cristina, Luana da Capalbio, Anna Lucia da Lecce, Silvia, buongiorno a te da Padova, col cuoricino anche Gina, col cuoricino da Trento, Federica Caforio, live da Crispiano, ha iniziato la sua mattinata in maniera efficacissima la nostra Federica, Anna, buongiorno da Brescia, già attivi, buongiorno Jessica da Livorno, Maria da Cinisello Balsamo, Wendy da Porcia, good morning Wendy, buongiorno Silvia da Pavia, Paola Pucci, auguri a Federica Destino, auguri Fede, è il compleanno di Federica Destino, l'ho visto nei gruppi di passaggio oggi, buongiorno a Federica, buongiorno Eleonora, good morning ad Alfredo Piliegola da Taranto, Stefania da Verona, bellissima la Toscana, assolutamente sì, buongiorno Alessandra, buongiorno da Gallarate, Marilena, come va con la nebbia? Qui Bologna nebbia, no no, qui è una giornata certamente nuvolosa ma nulla di particolarmente complicato, il cuoricino a Giada ricambiato, Francesca da San Marcello Piteglio, Ilaria da Fabriano, Lidia, bonjour mes amis, Simona da Poggiardo, Diana, good morning, con i cuoricini, Natascia, gentilmente Paola Pucci, che connessione hai? Come si fa a essere la prima? Ah, cominciano a ipotizzare che sia una questione di gestore. Flora, buongiorno a te, buongiorno a Giulia dalla Calabria, bellissima Calabria. Da Livorno c'è Stefania, siamo vicini, buongiorno da Gelsdorf, Stefania. Simona, buon compleanno a Federica Destino, ribadito. Simona Ravagnani, live da Villanova da Benga Liguria di Ponente, Desideria da Roma. Se la ride Giulia, Paola è collegata direttamente al server di Mario, probabile, probabile. Camelia, buongiorno, buongiorno Laura. Federica, auguri Fede, da una Fede all'altra, ecco qui gli auguri. Buongiorno da Mesagne, per Anna D'Amico, Marica da Vigevano e Alessia che ribadisce gli auguri a Federica Destino. Molto bene, grazie per essere qui. Iniziamo tra pochi istanti questa nuova puntata di You Leader e finalmente, dopo aver parlato così tante puntate di noi, oggi parliamo di loro, tra pochi istanti. Eccoci, ovviamente oggi i mezzi sono di fortuna, c'è un assetto logistico ben differente da quello quotidiano, ma non ci spaventa nulla, siamo qui per la puntata numero 258 di You Leader. Allora, innanzitutto, condividi che c'è qui sotto, anche perché siamo alla puntata 258. In occasione della 260 faremo un'estrazione di questa genesa e per celebrare il 260 l'estrazione la faremo fra tutti coloro che giorno dopo giorno condividono le puntate di You Leader, per cui fatelo e oggi avrete ancora più ragione a condividere perché la puntata di oggi vi piacerà moltissimo. Buon compleanno a Federica. Allora Anna dice: il loro mi inquieta, con un sorriso sarcastico e che sa di quel sottile horror alla Scooby-Doo. Oggi parliamo non più di noi, ma parliamo di loro innanzitutto. Rimaniamo concentrati perché se volete viaggiare, giocare, amare e scoprire, che è un po'
la colonna sonora della mia vita con Alessia. Se volete viaggiare con noi, giocare costantemente, amare e scoprire, restate concentrati e sappiate che il network vi dà il successo se fate attenzione all'atteggiamento. L'80% è mindset, il 20% sono azioni, ma fatte bene, con l'intensità giusta, con la tempistica giusta e soprattutto con l'atteggiamento giusto. Il titolo della puntata lo avrete già visto, lo avete sbirciato quando vi è apparsa la notifica. Quanti di voi, almeno una volta, chattando con qualcuno che si dice interessato a questa attività, si è sentito rivolgere questa domanda? Ma il guadagno è garantito? Io ogni volta che leggo che qualcuno chiede se nel network marketing il guadagno è garantito, loro probabilmente intendono dire: ma c'è uno stipendio fisso? Ti pagano anche se non fai un cazzo? Questa è la domanda che sottintende quest'altra domanda. Ma il guadagno è garantito? Vi è mai accaduto? Lo chiedo soprattutto a chi magari è in attività da un po' più di tempo. Vi è mai accaduto che vi facciano questa domanda? Ma il guadagno è garantito? Intanto buongiorno Monica, buongiorno Maria, buongiorno. Oppure chiedono quanto si guadagna. Ah sì, lo stipendio fisso mi chiedono. Sì, dice Giulia Savone, mi è successo. Ti chiedono: il guadagno è garantito? Ogni volta. Ogni volta mi fanno questa domanda, Anna dice: certo, come quello del mio lavoro a tempo indeterminato, perennemente in ritardo, semmai arrivava. Ecco la risposta. Anche a me lo chiedono, a me chiedono se i guadagni sono reali. Ma quando ti chiedono il guadagno è garantito, io penso sempre una cosa. Chi mi ha fatto questa domanda, due sono le cose. Due. O sono ingenui o sono bimbi minchia. Se tu bussi alla porta di un networker e dici: ma il guadagno è garantito? O sei un ingenuo e nel 2022, o sei un bimbo minchia, propendo moltissimo per la risposta numero due. Bimbo minchia, ma la colpa non è di chi persino chiede se un guadagno è garantito, cercando una scappatoia dal lavoro tradizionale, perché arrivano nel network marketing stanchi e stufi di un posto dove non si trovano bene, arrivano qua ed è come se ti chiedessero: ciao, ma nel network marketing è come il luogo da cui sto fuggendo? E vogliono anche sentirsi dire la risposta: sì, è uguale, vorrebbero. O ingenui o bimbi minchia. Per me sono bimbi minchia. Lo sapete, io non amo molto essere, cioè, offendere, però comprendete sicuramente anche lo spirito con cui dico che sono dei bimbi minchia. Perché non puoi fare questa domanda. Il guadagno è garantito? Fuggendo da un luogo da cui stai fuggendo. Una mi ha detto, dice Ilaria, che preferisce andare a lavorare per 4 ore al giorno per 1.000 euro al mese fisse. Assurdo. 4 ore al giorno per 1.000 euro fisse? Non ci credo neanche morto che lei a fine del mese porti 1.000 euro pulite. Non ci credo neanche morto. Ma che domanda è? Dice Eleonora. Le ho detto: beata te, con 4 ore prendi 1.000 euro. Non crederci assolutamente. Live da Latiano, tanti auguri alla mia Federica Destino. Buongiorno, mi sono appena collegata. Buongiorno, ecco Natascia che tagga Giusy. A questo punto bisogna rispondere: come nel mondo del lavoro, cosa sai fare? Ah, i bimbi minchia. Mario, sei super. Che lavoro fa? Che vado pure io. 4 ore al giorno, non ho mai preso 1.000 euro. È assolutamente impossibile. Però ragazzi, La colpa non è loro, la colpa non è del giovane che arriva e che dice: ma nel network c'è lo stipendio fisso? Se non vendo mi pagano lo stesso? Il guadagno è garantito? La colpa sapete di chi è? La colpa è di chi gli fa credere
che avere un curriculum significa essere felici. Avete presente qual è il mood dei giovani di oggi? Essere disposti a lavorare gratis per allungare il proprio curriculum, perché ti insegnano che se hai un buon curriculum sei già a metà del percorso. Che cazzo dici? Per carità, lo studio, il diploma, la laurea sono fondamentali per stare al mondo, per esistere al mondo. La colpa è di chi gli fa credere che avere un curriculum lungo sia già la soluzione. E allora, per allungare il loro curriculum, sono disposti a farsi fare di tutto nel lavoro convenzionale. E allora leggi nei curriculum esperienze intense nel settore dei trasporti. Ha guidato un camioncino per 3 mesi. Predisposizione al lavoro di squadra. È stato nella stanza con un'altra persona. Conoscenza dell'inglese a livello B. E non riesce neanche a capire il testo di Mamma Mia dei Maneskin. Avere un curriculum lungo, gonfio, è bello, è meraviglioso. Alcuni di noi ce l'hanno. Ma non serve un cazzo per essere felice. Ecco perché io dico che non è colpa loro, ma è colpa di chi li illude dicendo studia perché quello ti basta per entrare nel mondo del lavoro. Accade, per carità, accade, ma attenzione, attenzione. E quello che sto dicendo non è un'idea mia, una forzatura, assolutamente no. Guardate che cosa vi condivido. Ecco qua. Sapete io quanto sia amante dell'essere collegato alla realtà. Questo è quello che dice il commissario al lavoro. Eccolo qui, lo vedete in questo momento. Guardate questo scorcio di articolo pubblicato qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano. Leggete. Lavoro di giovani e donne. L'Italia fanalino di coda dell'Europa. Il commissario Schmidt dice troppo abbandono scolastico e salari troppo bassi. Andiamo a leggere. Il commissario al lavoro. Salito il numero di famiglie sull'orlo della povertà e aumentano i bambini che partono svantaggiati. L'istruzione in quanto strumento di ascensore sociale non funziona più. Sforna diplomi inutili o esclude molti giovani. Bisogna agire fin dai primi anni di scolarizzazione e ridefinire il contratto sociale. Se non riusciamo a integrare le persone nel mondo del lavoro, rischiamo di provocare carenze di manodopera, radicalizzazione politica e populismo. E nel corpo di questo articolo c'è scritto che le competenze di cui si fregiano i nostri giovani, molti bimbi minchia, non sono competenze adatte e non sono le competenze che ti rendono sereno, felice e che ti permettono di vivere serenamente la tua vita. Chi mi conosce sa quanto io abbia amato il mondo dello studio, l'università, tutto ciò che ha a che fare con la cultura soprattutto. Ma non è possibile che un bimbo minchia all'età di 20, 22, 23, 25 anni pensi che sia possibile guadagnare a prescindere da ciò che produci. Perché la domanda "il guadagno è garantito" significa: ma se non riesco a vendere mi pagano lo stesso? Prendi uno zainetto, metti dentro la droga, attraversa la dogana, consegna a chi di dovere, fatti dare 1 milione di euro, poi ti arresteranno. Se è questo che vuoi fare, guadagnare senza produrre. E allora c'è una categoria meravigliosa, i consegnatori seriali di curriculum. È una categoria felice, applaudita persino dai propri genitori. No. Mio figlio c'ha un curriculum, no, lui porta i curriculum ovunque. Ma che cazzo dici?
ragazzi che aprono il codice nel network marketing, che quando gli dici devi utilizzare in maniera produttiva i social, perché tu hai chiesto di volerlo fare, si spaventano, si fermano, perché è troppo sforzo seguire una Zoom di formazione, essere insegnabile, e allora preferiscono essere consegnatori seriali di curriculum. Questo è il nuovo lavoro, eh? Guardate che prima o poi metteranno lo stipendio a chi consegna i curriculum. Che poi? Per aprire il codice in un'attività di network marketing, come nel caso del sottoscritto di molti di voi, l'apertura del codice che ti può cambiare la vita, come è successo a noi, è 29,95 euro. E poi di curriculum spendi 70, 80, una valanga di soldi per stampare curriculum, per prendere il treno per andare a fare il colloquio, dove ti siederai e poi ti diranno, le faremo sapere. Vado a leggere un po' di commenti. Dunque, leggiamo, accidenti. Adesso mi viene da ridere, ma all'inizio mi metteva in difficoltà questa domanda. Probabilmente ero più minchiona di loro, dice Anna. Stefano, forse vengono dal mondo assicurativo dove per un periodo ti danno il fisso. C'è il fisso della nostra fissa di raggiungere il sogno. Dopo un periodo ti danno il fisso nel mondo assicurativo. Portatemi qui una persona diventata serena e libera lavorando nel mondo assicurativo e soprattutto in grado di essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Portatemela qui e glielo do io lo stipendio fisso, a vita. Verissimo. Danno importanza al curriculum, dice Jessica Carmela. Poi ha un curriculum di 20 pagine, sei arrivato a 40 anni senza aver concluso nulla. No, hai stampato curriculum e non sanno neanche stampare. Raga, non si può, cazzo, presentarsi in un posto di lavoro col curriculum che non hai saputo stampare neanche tu, perché i giovani ultra tecnologici, i bimbi minchia, vanno in copisteria a stampare i curriculum perché non hanno la stampante a casa, perché tanto non gli interessa, perché non sanno accendere il computer e non sanno stamparsi da sé il curriculum. Ragazzi di 20, 22 anni che vanno in copisteria a farsi stampare il curriculum su cui c'è scritto esperto informatica. Ma che cazzo dici? Che fai? Sto morendo. Quanta verità, dice Laura. Hai ragione. È già. E così, come prima esperienza sono disposti a lavorare 40 ore a settimana per 700 euro. Ti dicono, come prima esperienza va bene. Sì. E io conosco persone di 50 anni che sono alla loro prima esperienza lavorativa, saltano da una inculata all'altra. Tanto i bambini sono a scuola, le possiamo dire le parolacce. A me, dopo 21 anni di esperienza da commessa, gestione, negozio e tanto altro, e dici niente, tutta la responsabilità sulle tue spalle, mi hanno detto che non sono idonea perché costo troppo. Questo è quello che accade lì fuori. Io facevo 8-9 ore per 800 euro scarse, quando si ricordava, ed è stato il posto migliore economicamente che fossi riuscito a trovare. Conosco persone laureate con il massimo dei voti che sono state costrette ad andare a fare le commesse e si accontentano di 1100 euro per 7-8 ore al giorno, spendendo 5 euro di benzina al giorno, mangiando fuori circa 10 euro al giorno. Quindi 5-600 euro le lasciano lì. Una tassa per lavorare, poi 29,95 euro. Ma io sono plurilaureato, ma mica mi faccio fottere così. Io vado dove c'è lo stipendio garantito. Vai. Hai fatto un giro su LinkedIn? Fatevi un giro su LinkedIn, andate a vedere. Io ho un ottimo curriculum, dice Giada. Eppure ieri, dopo 4 anni che mi faccio il sedere, mi hanno invitato a lasciare l'azienda. Mi fa rabbia, ma non vedo l'ora di andarmene per la mia salute. Giada, sei capitata a fagiolo. Ottimo curriculum, 4 anni di attaccamento ai colori sociali e poi ti dicono, ma poi queste stesse persone che sono state maltrattate vengono a bussare alla nostra porta a dire, ma lo stipendio è garantito, ti laurei e vai a lavare i piatti. Buongiorno, è vero, quante volte l'hanno detto a me? Studia se quello è il tuo sogno. E poi c'è la grande differenza tra studiare
che è una cosa, e imparare, che ne è un'altra. Valanghe di laureati che hanno studiato e che ti guardano dall'alto a basso, io ho studiato, ho studiato. E che cazzo significa? Hai studiato. E quando cominci a imparare? Tutti super studiosi. Poi arriva un networker che ci mette impegno e guadagna 4 volte di più quello che guadagna un direttore di banca in una sola settimana. Ma quello ha studiato. Certo, è il momento di cominciare a imparare. 15 ore al giorno, 1.100 euro con straordinari più 80 di Renzi e 46 assegni familiari, arrivano a 1.400-1.500, ma dovevo stare fuori casa 15 ore al giorno, con tutte le spese vive per andare al lavoro. Quando te lo danno? Buongiorno a tutti, auguri Fede, buon compleanno a te, felicissimo 15° compleanno, considerata il tuo aspetto. Quando lavoravo in negozio venivano i genitori e il proprio figlio a portare il curriculum. No, i genitori minchia dei bimbi minchia a portare il curriculum. No, ci posso credere, incredibile. Buongiorno in ritardo da Pavia. Eleonora, hanno difficoltà a credere nel network marketing, ma poi credono alle pubblicità di trading finanziario su YouTube. Wow, e danno il loro codice della carta e 300 euro minimo di investimento in 30 secondi. Diciamolo, questo famoso investimento nelle cripto. Sapete cos'è il cripto? Tu mi dai il denaro, speriamo che le azioni vadano bene, ti potrebbe tornare indietro sta ceppa, così come ti potrebbe tornare indietro un lauto guadagno, certo. Ma esisterebbe il sole 24 ore, esisterebbe una professione se fosse così. Jessica, faccio un esempio banale, tipo gli avvocati, sì, un bel lavoro, studi per farlo, ma se non lavoro quanto guadagnano? Quanto hai studiato per esserlo? È lo stesso con il network marketing, più fai azioni e ci credi, più guadagni, meno azione fai, meno ci credi, meno guadagni. È il solito discorso, una laurea ad una famiglia costa mediamente 50.000 euro. Prima di aprire il tuo studio, caro avvocato, o praticante avvocato, e quando aprirai lo studio? Andate a vedere le statistiche, abbiamo dedicato una puntata di YouLeader proprio a questo, quanto guadagnano i laureati e dopo quanto tempo? Richiede sforzo perché per la prima volta devono mettersi in azione e in gioco, cosa che a consegnare i curriculum non c'è, perché la colpa è di chi non ti chiama, non tua, che non fai un benemerito. La colpa è di chi ti chiama, non tua, perché poi le aziende vanno a rotoli perché ti promettono uno stipendio fisso che non ti daranno tutta la vita, e allora tu pensi di poter stare in ufficio con i piedi sulla scrivania, tanto mi pagano. Non morire, Natascia, non morire. Buongiorno, quanto è vero, ti promettono di diventare miliardario in 20 secondi senza fare niente, poi tornano a fare il lavoro tradizionale e credono che andranno in pensione. Sì, sì, io mi sto scrivendo tutti i nomi di coloro che stanno andando a fare a fare i trader, a che stanno prendendo i loro soldi per investirli. Mi sto scrivendo i nomi e vi giuro che fra qualche mese ve li mostrerò e andremo a vedere il loro prima e il loro dopo, andremo a vedere che cosa stanno facendo. Anzi, segnalatemi in privato i nomi delle persone che vengono a scrivervi dicendo: anche io lavoravo come te nel network ma non funziona, vieni con me a fare le cripto. Segnalatemi i nomi perché io li osservo e fra qualche mese vi farò vedere dove sono. Finora al 100% delle persone che io osservo hanno lasciato proprio questa opportunità e sono tornati al lavoro tradizionale. Buongiorno Jessica, io ho una laurea in mediazione culturale, ma l'unica opzione che potevo scegliere era andare nella classica azienda a fare l'impiegata. Il lavoro lo so anche fare, ma che noia, sono rimasta 3 mesi e quando ho capito che il capo insultava sempre i suoi dipendenti, me ne sono andata. Alcuni miei parenti giudicano ancora quella scelta, ma tanto ormai io me ne frego, non ho bisogno di loro. Certo, perché i tuoi parenti, come molti dei nostri amici, dei nostri parenti, non la sentono la catena, perché la catena la senti solo quando cominci a muoverti, quando cominci a voler camminare, senti che c'è qualcosa che ti trattiene. Il tempo non lo ridò indietro, il tempo non lo ridà indietro nessuno, dice Jessica. Vero quello che sto dicendo, dice Paola. Irina, io sono laureata in inglese e non faccio niente col diploma, sono qui a stirare e ascoltare te perché voglio fare qualcosa nella mia vita. Ti lauri e vai a lavare i piatti se non sei valida. Quante sante parole, dice Giorgia. Buongiorno Andre, buongiorno, siamo qui con i nostri amici Elena
con Demi e Andrea Occhioni ieri, una bellissima serata, e oggi replicheremo. L'80% delle persone crede essere laureato sia sinonimo di essere intelligente. Che questo è, ma non è colpa loro, è colpa di chi glielo fa, di chi li costruisce pensando che lo studio sia la soluzione. Lo studio è un viatico, è sicuramente importante per migliorare la cultura personale, ma non è sinonimo di imparare. Non avere capi e lavorare per se stessi porta fatica, non dimentichiamo, ci vuole coraggio per essere felici. Sandra, 12 anni con lo stesso livello e stesso stipendio, 1000 scuse di livelli bloccati. Se non lecchi il culo alle persone giuste, rimani nella tua mansione. Io non voglio leccare i ciappetti a nessuno per un livello in più e 100 euro in più in busta paga. Valgo molto di più, dice Sandra. È capitato, quando stavo in un negozio, una mamma ha visto che c'era il cartello cercasi commessa, è corsa a casa, ha preso il curriculum, mi disse: questo è di mia figlia, chiamatela per favore. Magnifico, magnifico. Quella puntata fu fantastica, dice Marilena, quella in cui abbiamo parlato dei guadagni dei laureati. Sì, genitori che inculcano questa mentalità chiusa ai figli. È così, era quello che dicevo l'altro giorno, dice Laura. E le mogli che vengono ad assistere ai colloqui dei mariti insieme a loro? Sì, perché chi siede al colloquio dice: no, io devo conoscere tutte le clausole, perché voglio essere razionale, perché voi non mi fregate. Ma se è proprio la razionalità che ti ha portato a restare a casa disoccupato, proprio la razionalità. Te li scriverò dopo, compresa la mia app. Sì, scrivetemi i nomi di chi va a fare altro ma viene a disturbarvi, non di chi va a fare altro perché c'è la libertà assoluta di fare ciò che volete, ma di chi viene poi a sminuire, a denigrare il mondo reale del network marketing, proponendovi quello che Paolo Miucci chiama le promesse di Babbo Natale. Scrivetemi nomi e cognomi che andremo a seguirli, e dopo qualche tempo andremo a vedere che cosa è accaduto. Ci sarebbe tanto da parlare. Buongiorno Sara. Irina, mio marito ha provato a fare trading, ha perso dei soldi, ha mollato subito. Buongiorno Cri. Raffa, la laurea è importante, ma poi c'è chi non sa lavorare. Ho un curriculum lunghissimo, ma è sempre il come lo scrivi, più esperienza impari a fare qualcosa. Ora sto facendo un corso in marketing perché il futuro è tutto. A me è successo dicendomi che anche lei faceva network e che adesso invece guadagna senza fare ciò che facciamo noi. Chissà che cosa intendeva. Oggi dissento Mario, ovunque e dovunque è una questione di capacità, determinazione e volontà. Sì, andiamo a vedere le statistiche dei giovani laureati, vediamo quanti sono felici, realizzati e liberi di godersi la vita. Tra un po' alcuni mestieri non ci saranno più e ancora insistono a sperare posto fisso. Aggiungo, non sarà mai fisso. Anche a me hanno proposto di lasciare il network e fare trading. Chi me l'ha proposto aveva cambiato 4 aziende di network. Forse il problema eri tu? Sì, esatto, vengono a disturbarti. Ascolto ogni giorno gli leader, ogni giorno si rafforza ciò che penso sul network marketing. Dunque, quando vi chiedono ma lo stipendio è garantito? Rispondetegli come suggeriva qualcuno. E tu mi garantisci che non mollerai fino a quando avrai risultati? Oppure, sapete che domanda noi facciamo ai nostri nuovi distributori, le persone che raccolgono questa opportunità? Gli chiediamo: tu quanto vorresti guadagnare al mese facendo network? E fioccano le varie risposte: 1000 euro al mese, mi piacerebbe 6000 euro, mi piacerebbe 5000. Bene, e quanto tempo sei disposto a dedicare giornalmente per guadagnare ciò che vuoi? A volte, venendo da quel mondo, abbiamo assistito ad alcune domande, alcune risposte particolari. Vorrei guadagnare 8000 euro al mese dedicando 2 ore al giorno. Questo è quello che da lì fuori pretendono che sia. Vogliono guadagnare 8000 euro al mese dedicando al network 2 ore al giorno. Sarebbe una truffa. Conviene molto di più prendere lo zainetto, farsi mettere la droga, attraversare la dogana, consegnarla, farsi dare soldi per poi farsi arrestare. Qual è la cosa migliore? E metto un punto interrogativo. Ecco qua. È
meglio stare a casa con una laurea o a casa col cellulare in mano? Visto che vi dicono stai sempre con il cellulare in mano. Cos'è meglio? Stare a casa con una laurea? E le statistiche dicono che sono molti i giovani a casa con una laurea. Ma non è per stigmatizzare il mondo della laurea, da cui siamo passati tutti. È per combattere la mentalità. A casa con una laurea o a casa col cellulare in mano? Io direi intanto col cellulare in mano, che se poi a seguito di determinazione di colpo di culo e del posto giusto al momento giusto, col datore di lavoro giusto, sicuramente si potrà con una laurea trovare una posizione che potrebbe essere definitiva, ma sai che c'è? Che le persone non credono alle cazzate che raccontano i network, ma sono convinti che laurea o non laurea andranno in pensione. E quelli che vi dicono ma se poi lavoro con voi perdo la disoccupazione? Cioè perdi il lavoro, piangi, la disoccupazione dovrebbe essere una sorta di risarcimento. Sono disposti ad andare a lavorare dal cugino che ha aperto il bar, che ti dice ti renderò l'uomo più ricco del mondo facendo i caffè e dunque a rinunciare alla disoccupazione, ma quando si tratta di network marketing ti chiedono non lo posso fare perché se lavoro con voi perdo la disoccupazione. Innanzitutto non perdi nulla, perché bisogna conoscerle bene le regole. Ma poi l'idea che uno preferisca la disoccupazione ad una opportunità di lavoro è diabolica. Se lavoro con voi poi perdo la disoccupazione, sapete qual è la definizione di bimbo minchia? Dicesi bimbo minchia la persona che gode nel prendere la disoccupazione. Ci sono giovani che si sentono realizzati, arrivati, perché hanno la disoccupazione e li vedi con una luce bellissima negli occhi. Ma tu lavori? No, no, ora sto prendendo la disoccupazione. Felici, quelli sono i bimbi minchia. E sai qual è il problema, caro networker? Che tu, quando chatti ogni giorno e vai in frustrazione perché prendi i no, tu stai prendendo i no dei bimbi minchia e vai in minchiolanza per i no dei bimbi minchia. Abbiamo fatto un'intera puntata capendo che ci sono molti ragazzi che aspettano che dal cielo arrivi la sistemazione e il guadagno. Non è colpa loro, abbiamo detto. Però quando ti chiedono info e poi ti dicono no, tu vai in frustrazione perché i bimbi minchia ti dicono no. Ecco il senso della puntata di oggi. Bisogna comprendere che cosa c'è lì fuori. Nel network marketing il 2% che ce la fa non ha avuto bisogno di curriculum, seppure sia essenziale e meraviglioso avere un curriculum. Bisogna conoscere l'inglese, non ci piove. Seppure i grandi manager francesi parlino francese infischiandosene dell'inglese. Vabbè, è una cultura loro. Il 2% che ce la fa nel network marketing non ha bisogno di un curriculum. Il 2% sono quelle persone diventate libere, che hanno, dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze, dell'apertura mentale, molto da insegnare, persino a chi ha 500 lauree. Perché poi più è lungo il curriculum, più sono larghe le spese che hai affrontato per allungare il curriculum. È chiaro che poi vogliono un posto di lavoro dove il guadagno sia garantito, perché hanno speso una barca di soldi per raggiungere il master e questo 16 anni fuori corso, sono stato fuori, quanto hai speso? È chiaro che poi quando inizi a fare network marketing e ti dicono sai che puoi guadagnare anche zero se non ti dai da fare, se non sei insegnabile, perché studiare non significa diventare insegnabile.
Studiare significa avere più opportunità per imparare più rapidamente. Ma c'è chi non ha questa opportunità, impara ugualmente. L'hashtag di oggi, che non posso scrivervi sulla lavagna, sul fondale virtuale, è questo. Solo se lo vuoi. Hashtag solo se lo vuoi. Ma lo stipendio è garantito? Se tu vuoi che sia garantito, sarà garantito. Ma funziona il network solo se lo vuoi far funzionare. Ma riuscirò a far parte del 2%? Solo se lo vuoi. Io provo a fare network, poi vediamo che succede. Non succederà niente, perché succederà solo se lo vuoi. E poi portatemi qui persone realizzate e serene che quando io alzi il telefono per chiamarli e per dire vieni a fare una passeggiata con me, in qualunque momento della giornata, siano disposti a dirmi sì, arrivo, perché potrai essere il più ricco del mondo. Ma se non potrai essere dove vuoi, se non potrai essere quando vuoi e se non potrai essere con chi vuoi, potrei essere anche premio Nobel. Perché la vera ricchezza è poter essere liberi di essere dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi. Chiudiamo vedendo qualche commento. Sono tanti, veramente non vorrei... Cristina dice, sto ancora aspettando 6 mesi di stipendio non pagato più il TFR di mio marito Vito, operaio a tempo indeterminato. Sono 2 anni che non vediamo un centesimo da quella vecchia occasione. Per fortuna Cristina ha costruito un business molto molto importante. Mi auguro che non torni il Covid, perché 29 giorni ho sentito solo questo mio marito. Poi, quando ho chiuso una cliente, non ha parlato. Grazie alla disoccupazione ho portato avanti la mia attività potendo investire, certo. Niente lavoro, quindi sacrifici inutili, i genitori si fanno un mazzo così per vedere realizzati i propri figli e alla fine sono tutti per la strada. Oggi molti vivono solo di reddito di cittadinanza. Conosco una persona che per anni ha lavorato 3 mesi per prendere la disoccupazione, 7-8 mesi, adesso ha 44 anni e si trova nella cacca, però non ti dà un'altra opportunità. Verissimo, ne conosco tanti per la disoccupazione, hanno paura di iniziare. Averlo deciso prima questa opportunità avrei accorciato il tempo e oggi sarei un passo avanti. Disoccupazione che prendi per pochi mesi con minimo sindacale di 400, perché i contratti non erano realmente regolari e vengono da noi a dire, a instillare dubbi. Ma chi è che con un contratto lavora esattamente come il contratto dice? Portatemelo qua. C'è anche chi ti dice adesso sono in disoccupazione e mi basta, poi ci penserò. O quelli che prendono il reddito di cittadinanza, basita. Simona, esatto, sono pure fieri di prenderlo. Dice Natascia, il mio amico dice che sta benissimo il reddito di cittadinanza e non vuole lavorare, ha lasciato il lavoro a Milano, molto bene, segnati il nome, andiamo a vedere fra qualche tempo. Ho la terza media, non l'ho mai stampato in vita mia, ora sono libera con il network marketing. Una ragazza che conosco preferisce prendere il reddito di cittadinanza, non ci posso credere. Solo se lo vuoi, l'hashtag è ripreso da Natascia, solo se lo vuoi, un bellissimo augurio, verissimo, volere è potere, parole sante, solo se lo vuoi. Va tutto bene fin quando non ci si lamenta. Io vorrei che i miei figli laureati realizzassero il loro sogno di fare il lavoro che desiderano grazie agli studi che faranno con la laurea, seppur vogliono diventare musicisti. Me lo auguro. Ma se questo non dovesse accadere, non mi permetterei mai di chiamarli bimbi minchia fino a quando non si lamentano. Perché va tutto bene fino a quando si sta in silenzio. Non si può difendere l'indifendibile se ci si lamenta, come quelle persone che puntano il dito alla moglie, tu stai facendo network marketing, ma che cosa ti darà? Ma ti rendi conto che non funziona? Come se lui avesse la soluzione tra le mani e lui uscirà da casa lamentandosi dell'inculata che prenderà fino al giorno della pensione.
se mai ci arriverà. Verissimo. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui in questa infuocata puntata, molto borderline, molto forse anche un po' fastidiosa, poco delicata, ma tanto vera, perché la prossima volta vi chiederanno lo stipendio è garantito? Ditegli no, non è garantito lo stipendio qua, non è garantito. Questo è network marketing, dove per fortuna lo stipendio fisso non esiste, perché lo stipendio fisso, quello resta, qui cresce. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento a me, ad Alessia, qui nella bellissima Toscana. L'appuntamento è lunedì con una nuova puntata di YouLeader. Oggi darò vita al a YouLeader Sanremo, questo gruppo di ascolto YouLeader Sanremo, perché martedì prossimo inizia Sanremo e, come vi ho raccontato, faremo un gruppo per seguire il festival, votare le canzoni, divertirci, ma soprattutto andare a beccare tra i testi frasi motivazionali per spingerci e per migliorare il nostro mindset. Quindi nel nostro gruppo Telegram metterò un avviso con un link per entrare nel gruppo YouLeader Sanremo. Grazie a tutti, auguri ancora all'ottima Federica Destino, buon proseguimento di giornata, ci vediamo lunedì con un'altra puntata di YouLeader. Grazie a tutti, ciao! On the stone.